sono arrivata qua a La Maison. Mamma, che cervino che c'è! È bellissimo proprio! Un sole, ma il maestro, primo appuntamento! Niente, il maestro non c'è, io proprio no. Forse là! Ecco, tra l'altro siamo qua, primo appuntamento di questa nuova edizione di Zanto. Maestro, eccolo, forse là, maestro! Io non so se riuscirò a trovare il maestro Sorrentino in questa prima puntata di Zanto, però il panorama è veramente bello, tutto innevato, bellissimo. Ma guarda, ma che bella idea, una mostra proprio qui ai piedi del Cervino. Ma chi è? Dai, la Marie-Ange Maquignat, bello. Brava Marie-Ange, proprio bello. Vedi, queste cose dovrebbe vedere il maestro, queste, devo dirglielo, È un artista che merita, e quando l'arte cerca l'arte potrebbe succedere anche questo incontro, questa ispirazione. Mary! Marie-Ange! Brava! Bellissimo! Libertà. La chanson de la reina. Incanto nel bosco. La notte del lupo. Il canto del cervo. Magie d'inverno. Douceur au cœur du bois. La volpe incantata. L'aquila del Cervino. L'amour che provo per le montagne, l'exprimoio dell'olio che imbrassa le mon cervin. La particolarità dei miei quadri è legata a questa parte più materica, dove io cerco di dare l'impressione del bosco d'inverno. E questa tecnica è un segreto, il mio segreto proprio artistico. L'ho creata io utilizzando diversi tipi di malte e sabbie che miscelo tra loro, creando questo effetto molto materico. Del Telemark, Tamun, Stina, Ives, la Susi, lo Sergei, la Berit, il Lupo, Mario, Regina, Miki e il nostro Don Paolo. Yee-hoo!
maestro, ma anche l'ombra. Però il sole c'è e io quasi quasi... Ah, che bello! Ah, bellissimo, mamma, che sole stupendo proprio. Ah, direi che questo è il posto ideale anche per abbronzarsi un po'. Ah, mi piace proprio. Buongiorno signora, guardi, sì, questa buongiorno. Area è riservata. Sì, beh, guardi, sì, vedo che infatti non ce ne sono, ma io sto cercando il maestro Sorrentino. Lei per caso non l'ha visto? No, tutto il giorno non l'ho visto. No, e io è tutto il giorno che lo sto cercando, ma non posso fermarmi qua un attimo? Guardi, questa area è riservata sì. per santo. Ah, ma allora sono a casa! Ma lei è la signora... No, non proprio la signora Santo, adesso però le spiego chi sì. è e che cos'è Santo. È un programma musicale, quindi il filo conduttore è proprio la musica sì. che va a incontrare tutte le altre arti. Ma io sto cercando il maestro Sorrentino perché ha scritto. Maestro Sorrentino, che bello averlo qua. Le ho preparato anche il caffè e se non le dispiace le darei del tu. Cosa dici? Cos'è che ti porta a casa mia oggi? L'arte chiama arte, poi voglio capire gli artisti valdostani, ma soprattutto tu, Marianne, qual è la tua musa ispiratrice per questi bellissimi quadri? Principalmente la natura. E i luoghi incantati della Valle d'Aosta mi ispirano continuamente, a partire dalle montagne, dal Cervino, al quale sono legata fortemente dalla nascita. E poi i boschi. Io, che sono un maestro di musica, nella tua arte noto proprio il suono, oltre che la percezione della natura. Direi che questa è un'osservazione molto interessante per me, perché vuol dire che io effettivamente riesco a comunicare agli altri la mia percezione del bosco e soprattutto degli animali. Quello che io amo fare è proprio cercare di riportare sulle tele lo stato d'animo dell'animale in quel momento. E quindi amo proprio descriverne non solo i colori, ma anche e soprattutto le sensazioni. Quindi anche il profumo e il suono. Io non so se tu sei mai stato in un bosco autunnale, i profumi sono di un'intensità incredibile. Sì, certo. Oppure io amo dire ascoltare il silenzio della neve che cade. Maestro, ma cos'è che ti porta da Napoli a Cervinia? Intanto pigliamoci il suo caffè e poi ti spiego. Oh, prenessi buon caffè che ti appresto. Io ti parlo in patois di Walter certo, Nash. Certo. Com'è? Guarda, non penso che sia buono come a Napoli, no, però spero di buono. Aver fatto del mio meglio. Dato dal caos di Napoli alla magia di queste bellissime montagne. E sono qui, ma soprattutto perché sono stato invitato. E ti dirò di più. Mi sono venute altre ispirazioni e altri pezzi per il mio secondo disco che uscirà a breve. Un'anticipazione di un tuo brano. Ma sicuramente con molto piacere. Noto che c'è anche il pianoforte. Sì, in effetti mia figlia canta e io sono nata in una famiglia di artisti, pittori, scultori. Adesso andiamo avanti con la musica. Benissimo. Dai, me lo regali questo brano. Certamente. Andiamo. Battito d'amore. Questa ragazza? È mia figlia, Emily. Ah, la cantante? Certo, è proprio lei. Complimenti. Grazie. Ti va di fare un live piano in voce? Certo. Cosa vuoi cantare? Cosa vuoi una dire? Canzone di Kelly Clarkson. Quale? Because of You. Ah, perfetto. Because of you, funny that you trust, not only me, but every life.
Questo maestro è il mio regno, è il mio laboratorio artistico dove creo, dove dipingo. E, oltre alla pittura, amo creare dei gioielli molto artistici. Bello utilizzando questo, delle pietre grezze, quali i cristalli di rocca, i turchesi oppure i lapis tagliati a vivo. E inoltre amo raccogliere le radici nei boschi e i legni lavorati dall'acqua. E qual è la tua musa ispiratrice? Beh, sicuramente questa finestra è un quadro naturale, la finestra affacciata sul bosco, sugli abeti, è per me fonte di grandissima ispirazione. Ah, questo lupo però lo voglio portare a Napoli, eh? Ottima scelta, maestro, davvero. Angolo nuove proposte, videoclip, nome e cognome. Emily Pession. Anni? 16. Fidanzata? Amo la cioccolata. No, non è valida questa, scusa, eh? scusa. Stagione? Autunno. Colore? Azzurro. Hobby? Cantare, suonare, leggere. Una. Cantare. Una. Cibo? Pizza. Mezzo di trasporto? Aereo. Cantante? Papà che canta sotto la doccia. No. Cantante? Céline Dion. Libro? Harry Potter. Film? Titanic. Sogno? Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo? Presenta il tuo video. Ai piedi del Cervino, che si specchia sul lago blu, gocce di memoria di Giorgia. Videoclip, via! Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Senza che mi appartiene. Siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. Per raggiungerti adesso.
maestro, sono finalmente venuta a trovarti nel tuo mondo. Musica, pianoforte, note. Ma tu sei giovanissimo. Ma quando è che hai iniziato a suonare? Ho iniziato a 4 anni. Figlio d'arte? Assolutamente no. Io provengo da una famiglia umile, classe operaia, che di musica non conoscevano assolutamente niente. E ho iniziato da solo. Avendo appunto un orecchio assoluto, sono riuscito poi a proseguire con gli studi. Un orecchio assoluto? Questa definizione mi interessa molto, ma cosa vuol dire? Spiegami. Orecchio assoluto significa riprodurre il suono, qualsiasi suono, senza conoscere la musica né tantomeno le note. Ma questo è incredibile, ma chi ha scoperto questo tuo talento? Questo talento ha scoperto mio padre. Pensa che un giorno entro nella mia stanza e io stavo suonando su una piccola tastiera a giocattolo e lui pensava che fosse una radio e quindi da lì si è accorto di questo mio talento. Ma cosa ha fatto tuo padre quando ha scoperto questo grandissimo talento? Subito, grazie anche ai parenti e a mia mamma, mi ha iscritto a una scuola di pianoforte. E poi a 9 anni sono entrato al Conservatorio di Napoli. In Conservatorio a 9 anni, ma io so che tu sei un grande compositore e anche un direttore d'orchestra, ma ti ricordi ancora le sensazioni che hai provato durante il tuo primo concerto? Non si possono dimenticare, è una cosa bellissima e entusiasmante. Tra l'altro io ero considerato un bambino prodigio a Napoli, per cui suonavo dei pezzi difficilissimi. Il mio primo concerto ho eseguito un brano di Liszt, una rapsodia di Liszt, e quindi ho avuto moltissimo successo. E la tua prima composizione musicale? All'età di 7 anni nacque mia sorella e ho composto una ninna nanna. Sei un insegnante? Sì. Ma come fai a capire il talento vero? Per me è molto semplice. Quando mi vibrano le corde dell'anima, per me è un vero talento. Sono molto coinvolta da questa conversazione perché tu hai conosciuto Emily e sai la grande passione che ha per il canto, però è un mondo che io, mio marito e Giorgio non conosciamo, quindi per noi è molto difficile capire come appoggiare questa sua inclinazione, come aiutarla. Sai che questo, il ruolo dei genitori in questo caso è molto importante. Allora tu, che sei un grande maestro, che consiglio puoi darmi? Il talento va coltivato, per cui il consiglio che ti posso dare è quello di mandarla da un maestro bravissimo che la possa seguire. Scusate, Diana, scusate, ciao. È tutto il giorno che cerco a Cervinia, a Valtournache, il maestro Sorrentino. Ma lo trovo qua, Saint-Vincent con te, io volevo certo, presentarvi, voi già vi conoscete. Certo, lui mi stava raccontando il suo mondo, il mondo della musica. Ah vabbè, va bene, allora a questo punto ci facciamo dedicare un brano. Ma mi sembra il minimo, direi. Senza maestro, cosa ci propone, cosa ci regala? Un brano tratto dal mio disco Tribattito. Fantastico. La musica è finita, gli amici se ne vanno e Zanto vi saluta.